siamo a Blitz, nel comune di Stregna, in uno dei cantieri che stanno per partire del progetto Scrigni di Biodiversità, il recupero dei paesaggi terrazzati nei comuni di Prepotto, Savogna e Stregna. Scrigni di Biodiversità è un progetto che costituisce uno dei tasselli delle tante iniziative che sono partite nelle valli del Natisone, che rendono questo territorio un vero laboratorio di innovazione territoriale. E anche il progetto Scrigni di Biodiversità ruota imperniato attorno a questo tema del riuso e lavora su tre reti tematiche: la rete della mobilità lenta con recupero dei sentieri, la rete dei beni culturali con recupero dei muri, dei terrazzamenti, dei muri a secco e anche delle visuali, e il recupero della rete ecologica, o meglio, il recupero dei prati e dei coltivi all'interno di una rete ecologica complessiva. Ci piace molto l'immagine dello scrigno perché allude alla riscoperta di un tesoro, e in questo caso il tesoro è proprio quello della biodiversità, che ha diversi aspetti: una biodiversità naturale, quindi di diversi habitat che sono qui presenti, ma anche una biodiversità culturale, che qui è data dall'incontro di mondi diversi che si incontrano nella Benecia. Il tema del recupero dei muri a secco fa parte della rete culturale e quindi è visto proprio come un elemento della cultura tecnica di questi luoghi. Un secondo tipo di intervento verrà fatto sulla sistemazione del sentiero dei Monti Sacri, un cammino religioso di 60 km che va da Nuova Gorica a Castelmonte, collega i diversi santuari mariani e nella parte del comune di Prepotto si affaccia sulla Valle dello Iudrio, un bellissimo sentiero che tocca diverse frazioni e che viene appunto risistemato e ripulito. Anche i sentieri fanno parte in realtà della rete dei beni culturali, sia per le tecniche costruttive, ma anche perché costituiscono la rete di relazione tra i numerosissimi piccolissimi centri abitati disseminati sul territorio, relazioni fisiche ma anche relazioni visuali. E lungo questi sentieri si trovano alcuni manufatti agricoli, quelli che Renzo Rucli definisce come i monumenti dell'architettura rurale. Uno di questi costituisce un terzo lotto di intervento del progetto Scrigni ed è in comune di Savogna, dove si prevede l'acquisizione di uno di questi cosolec per futuri usi pubblici e per il loro riuso. Un quarto e ultimo lotto di intervento del progetto degli Scrigni è quello dedicato al recupero delle visuali delle aree rimboschite lungo il percorso dell'Alpeadia Trail. In particolare intorno alla chiesa di San Giovanni, a Gnidovizza, ecco, vengono qui riaperte alcune aree rimboschite, non solo per riaprire gli habitat dei prati, ma anche per recuperare le visuali. Questo tema delle visuali è un tema importante, un ultimo tema che vorrei segnalare, perché è un tema che ti rientra nel cuore quando percorri questi territori, è un ulteriore elemento che questo progetto vorrebbe in qualche modo riattivare.